diversi, una persona religiosa, uno dovrebbe anche rispettare. Avete chiamato a raccolta anche le comunità locali, il territorio, sono stati ben lieti. Quindi, naturalmente l'artista dà del mondo in certo punto restituisce una visione estetica, e nella, diciamo, nel termine, quando si è conclusa questa ritualità, insieme a tutti gli altri personaggi, era come se fossero stati tutti cristi, tutti che partecipano di questo momento. E poi c'è questo tavolo che si è spezzato, ci sono i piedi che si sono rotti e il tavolo si era spezzato per il filo di questi 13 minuti. Tutti quelli che stanno attorno sono queste persone che sono state e che hanno partecipato in maniera, diciamo, sentita a questa operazione. Veramente hanno partecipato pienamente, non questa faticoso anche questo. Ma la cosa interessante, no, è delle performance in genere è che recuperano molto dell'arte delle tradizioni popolari. Voglio dire, anche localmente, quello che è molto sentito sono le tradizioni popolari legate al culto, legati al culto dei santi, ai patroni locali. Però quello che fa questa operazione è li delocalizza, cioè la performance di arte contemporanea non è un evento con carattere regionale, ma è applicabile questa visione, non è legata a una data, a un evento, un santo in particolare, ma a un valore oltre regionale, no? Globale, a una dimensione completamente diversa. Però le radici sono senz'altro dentro la religiosità popolare. Infatti c'è un'altra performer che si chiama Milena Abramovic, che forse conoscete, che anche lei pesca molto nella ritualità, nelle tradizioni della Jugoslavia.